Buongiorno mamme, buongiorno amiche di Baby Kiss Biologico. Oggi affronto un tema che mi sta molto a cuore con l'aiuto dei nostri esperti. Grazie per seguire la pagina di Baby Kiss Biologico. Innanzitutto vi ricordo di scrivere qui sulla pagina, qui sotto ai miei video, e quattro di voi potranno essere fortunatissime e ricevere a casa una fornitura gratuita di prodotti Baby Kiss Biologico. Allora, l'argomento di oggi mi sta molto a cuore perché sono molto attenta all'alimentazione del mio bambino che ha 5 anni. Perché purtroppo so che questo problema degli zuccheri, questo problema dell'eccedere nel dolce può portare a dei grossi problemi poi durante la crescita, purtroppo anche all'obesità infantile, che è molto più diffusa di quello che si pensi. Allora, ci sono quattro regole molto semplici da portare nelle nostre case per fare in modo che i nostri bambini non rinuncino al dolce, perché non è quello che vogliamo, ma semplicemente siano educati nella corretta assunzione di questa, insomma, questa cosa buonissima che però ha molti effetti collaterali. Allora, prima cosa, non saltare mai la colazione. La colazione è il passo più importante della giornata, va fatta per non arrivare nervosi, stanchi al mezzogiorno, per non avere così problemi di umore. E poi i bambini hanno bisogno di caricarsi perché hanno la scuola, hanno i loro impegni. Allora, colazione, prima cosa super importante da non saltare, meglio se a base di frutta di stagione, come sempre, muesli al naturale e poi latte vegetale o animale, a seconda. Seconda regola, evitiamo tutte le salse e i condimenti strani, maionesi, ketchup. Abbiamo l'olio di oliva extravergine buonissimo, che è il perfetto condimento più sano che possiamo avere sulle nostre tavole, e in Italia vantiamo una produzione eccellente. Allora, cerchiamo già noi grandi di abituare i piccoli portando in tavola le cose giuste, quindi adesso sapete qual è la scelta migliore. La terza cosa, tutti i succhi di frutta, le bibite gassate andrebbero veramente evitate perché sono pieni di edulcoranti, pieni di additivi, sicuramente non fanno bene ai nostri bambini, quindi cerchiamo di limitarle al massimo, anzi se possiamo evitarli meglio, preferiamo una spremuta, una centrifuga, o comunque andiamo all'ultimo punto dei quattro consigli, bere tanta acqua. Bere tanta acqua non fa bene solo a noi adulti, a noi donne, anche per la nostra bellezza, ma fa benissimo anche ai bambini. Bere tanta acqua lontano dai pasti. Eccole qua, quattro semplici regole per cercare di educarci ed educare i nostri piccoli all'assunzione degli zuccheri. Io vi aspetto per il prossimo appuntamento sempre qui sulla pagina di Baby Kiss Biologico, e come sempre vi mando un grandissimo bacio.